Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Rise of the Tomb Raider. Dobbiamo fuggire dalla prigione insieme a Jacob. Diamo prima un'occhiata qui intorno, magari c'è qualcosa che può servirci. Tipo questo che cos'è? Non è passato neanche un giorno. La Trinità è qui, in forze, con un pazzo al comando. Non è passato neanche un giorno da quando abbiamo iniziato l'invasione della valle. Mi aspettavo di trovare dei nemici e non sono stato deluso. Non c'è gloria senza battaglia, non c'è scopo né senza dolore. Dure lezioni che ho imparato da giovane. Il popolo della valle crede di averci sconfitti, ma più combattono più aumenta la mia determinazione. Se non stessero proteggendo qualcosa, non si immolerebbero in questo modo, non resisterebbero alle torture con tale determinazione. Sono fedeli e li rispetto per questo, ma stanno dal lato sbagliato della barricata. Non manca molto, la sorgente divina è vicina. Un mondo migliore è vicino. Qua c'è qualcos'altro? Qui no. Queste cosa sono? Munizioni? No, non è nulla. Non posso entrare magari in qualche prigione? Questi. Ah, è un segreto, ottimo. Un porta sigarette d'argento. Sembra che abbia vissuto una guerra. Il che è molto probabile. Qua non c'è nulla. E in questa cella invece? No, nemmeno qua non c'è nulla. E allora andiamo avanti. Perché lei cammina? Da quanto tempo stavi in quella cella? Abbastanza da capire che Constantine non si fermerà finché non avrà trovato quello che cerca. La sorgente divina. È qui. Perché ride? Diceva ricambiata. Che cos'è? Una lezione di storia. Questo luogo ha molte cicatrici. Era un campo di lavoro. Sì, qua c'è qualcosa da ascoltare. Ho finalmente rivelato i miei tradimenti. Un frammento del diario di Anna. Ha manipolato la mia famiglia per anni e io che mi ero sempre fidata di lei. Ho finalmente rivelato i miei tradimenti. Lara sa la verità. Una strana serie di emozioni mi stringe la gola. Rimorso prima di tutto. Rimorso per una parte di me che è rimasta in quella cella di tortura. Ma c'è anche altro. So che Constantine crede che io abbia perso il mio acume, che il tempo trascorso con i Croft mi abbia ammorbidita, ma si sbaglia, non è tenerezza, ma un nuovo tipo di determinazione. Sapevo che Lord Croft era un uomo intelligente, se so che sua figlia custodisce dei segreti, come alleato sarebbe molto preziosa, come nemico rappresenterebbe un grave problema. Devo assicurarmi che l'arroganza di Constantine non prevalga quando l'affronteremo. E questo? I sovietici cambia le foto. A lavorare nelle miniere. Ma non gli bastava. Catturavano la nostra gente. Portavano via i bambini alle loro madri e li facevano lavorare come schiavi. Quelli sono antichi. Cosa hanno trovato? Dovreste chiederlo a loro. Dobbiamo andarcene. Qui non è sicuro. Non stanno Arrivo. Estraendo minerali. Sembra più uno scavo. È probabile. Scavavano ovunque fiutassero qualcosa di prezioso. Materiali. Hai finito di controllare? No, c'è anche questo. Aprilo. Componente per arco compound, 2 di 4. Ottimo. Che faccio? Apro io la porta? Sì, mi sa di sì. Gli altri materiali. Sul vecchio deposito ferroviario. E poi? Il mio villaggio è in una valle dall'altro lato della montagna. Là saremo al sicuro. Va bene. Ma lui viene con me? C'è un po' di gente. Roger. All'ultimo caso. Segnalati problemi al deposito comunicazione. Siano altri nativi. Negativo. Abbiamo catturato un intruso armato proveniente dall'esterno. È una donna. Ha creato problemi lungo il perimetro. Sì, siamo noi. È possibile. Qua non si vede niente. Non si vede niente! Se c'è qualcun altro, lo scoveremo di certo.
Resta qui. Me ne occupo io. Ovviamente ce ne occupiamo noi. Okay. Per Lust al centro di comando trova un modo per aprire il cancello. Ma quanti sono? Ora puoi andare. Ok, portiamo fuori questo affare. Constantine vuole una squadra alla fucina prima che si scateni. Fabbrica frecce. Ah, ok, così posso farmi un po' di frecce. Beh, giustamente mi hanno tolto tutte le armi e quindi non avevo neanche munizioni. Facciamone un bel po'. Ok, ora sono al massimo. E quindi? Che giro mi conviene fare? Io spererei di riuscire a fare il tutto stealth. Allora, volendo qua ci sono anche un po' di piume. Così mi servono per fare le frecce. Potrei scendere da qua. Però quelli lì si guardano. Dovrei distrarli. Allora, quello là non lo guarda nessuno. Ed è andato. Non cadere! Controllo e torno. Controlla. D'accordo. Vai. Controlla. No, si guardano e ora non si guardano più. E ora non si guardano più. Ok, forse questi sono andati. E non mi ha sentito nessuno. C'è qualcuno? Ah, ce n'è uno là. Anzi, due, tre, quattro. Quanti? E si guardano tutti questi. No, quello non lo guarda nessuno. Vediamo se riesco a prenderlo in testa. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che lei... No! Oddio, l'ho preso. L'ho preso senza volerlo. Quelli lì mi vedono? Si guardano a vicenda. Oh, c'è anche un cervo morto. Vai. Prendiamo... No, queste sono piena. Questo lo posso depredare? No. Qua dietro c'è qualcosa di utile? Forse c'è qualcuno qui. No, non c'è nessuno. Ah, legnetti? Sì, legnetti. Questi posso prenderli. Allora, vediamo, senza farci scoprire. Cos'era? No, 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 chi è che mi ha sentito? C'era qualcuno che parlava. Allora, quello là non lo guarda nessuno. Aspetta. No. Non vorrei dire, ma... No. È là, fuoco! No, dai! Mi hanno sentito. Cambia arma. No! Ermoli. Ah, è andato, è andato. È andato. No, ma mi hanno anche lanciato. Oddio, ma... Ah, non ho munizioni della pistola. Aia, aia. Aia. Va... Ah, quanti. Dai, però ce la faccio, ce la faccio. Dov'è? Penso me ne manchi uno solo. Ah, oh, no, 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 maledetto. Maledetto, devo curarmi. Curati, curati, curati. Ermoli. Ma ti prendo anch'io, eh. Aia, aia, aia. Ti ucciderò. È andato. Ma dai, ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo uccisi tutti. Dai. Volevo fare una cosa stealth. E invece ce l'abbiamo fatta lo stesso. Questo. Questo. Intanto. Ah, abbiamo anche recuperato proiettili. Sì, ottimo. Ora potrei anche sparare. Penso di averli depredati tutti. Mi sembra di sì. Proviamo a controllare di qua. No, ah no, no, il cervo però non mi lascia depredarlo. Ah no, adesso sì.
Bene, così abbiamo anche recuperato una pelle. Ne prendiamo anche questo. E qua ci sono dei materiali. Basta, non mi sembra ci sia altro di utile in questa zona. Scendi. Proviamo ad entrare in queste casette. Il furgone non si può usare. Sperando di non trovare gente. Materiali sono piena. Allora, aspettate che mi fabbrico un po'. Posso? Un topo! Posso? Ah, no, no, no. Oh, sono piena per quanto riguarda le frecce. Qui dietro non c'è nulla, però posso salire. Prendi le frecce. Ah, c'è Jacob là in fondo. Pensavo fosse un nemico. Qua niente di utile? No, questa può servire. Non la posso prendere però. Ah, c'è una corda, ottimo. Allora, nei tetti non vedo nulla che possa servirmi. Di là mi sa che non ci arrivo. No, nemmeno là arrivo, quindi scendi. E andiamo giù. Proverei ad entrare in questo capanno, se si può. Sì, si può. Ah, però non c'è niente. Invece c'è qualcosa. Ah, c'è il comando anche per aprire Anna il cancello. Constantine si chiede se Anna non sia diventata troppo sentimentale. Non è l'aggettivo che avrei scelto per descrivere il suo comportamento. Anna ha lasciato cadere la maschera. Finalmente io e lei siamo di nuovo uniti. Gli ultimi anni senza di lei sono stati difficili. Quando sono debole, la sua voce mi dà la forza. Quando lei perde speranza, io gliela riaccendo. Devo ammettere, però, che sono preoccupato per lei. La sua salute vacilla. È vero, ma la cosa che mi preoccupa di più è la sua mancanza di determinazione. Temo che una parte di lei sia andata perduta a causa degli anni che ha trascorso con i Croft. Deve aver finto così bene le sue emozioni per Lord Croft che alla fine sono diventate reali. E ora temo che si siano riversate su Lara. Allora, questo dovrebbe essere il comando che ci apre il cancello. Prima di attivarlo diamo un'ultima occhiata qua intorno. Ah, ma siamo tornati indietro? Sì. Sì, 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 ok, allora niente, attiviamo il cancello. Che è qui. Ah, ma qui è il cancello. No, Jacob. Pensavo fosse un altro. Ho trovato un modo per aprire il cancello interno. Raggiungi lo spiazzo. Io sono già dentro. Pensavo aprisse tipo questo cancello. E invece no. Va bene. E allora torniamo indietro. Comunque, come siamo messi con munizioni? Ah, potrei creare anche le frecce avvelenate. Così? Sì, ottimo. Soltanto una. No, due forse ne ho fatte. Sì, ne ho fatte due, bene. Non è che c'è gente anche qua che mi aspetta. Ancoraggio per corde. Oh, finalmente iniziamo ad utilizzare le corde. Posizioni accanto all'ancoraggio per creare un ponte di corda. Va bene, adesso ci proviamo. Diamo un'occhiata se c'è qualcosa che può esserci utile. Mi sa di no. No, questo che cos'è? Ah, un armadietto che ora posso aprire con il grimaldello. Ah, c'erano altre frecce avvelenate, ma ce le ho già. Tieni premuto LT per mirare. Suppongo di dover mirare a questo. No, no, dai, ho sprecato due frecce. Dov'è che devo mirare? Aspetta. Per mirare. Mira il rotolo di corda con la. Con l'arco. Rotolo di corda. Ma io non lo vedo. Cioè, questo è l'ancoraggio.
Tu... Ah, eccolo là! Bastava dirlo. Vabbè, però, dai! Ah, me lo fai in automatico? Ah, ok, me lo fai in automatico. Pensavo fosse come il precedente Tomb Raider e dovevo prendere la rotellina, invece con la rotellina mi spara le frecce avvelenate. E con il mouse normale la corda. Va bene. Però adesso io ho sprecato un po' di frecce. Devo riuscire a entrare. Quindi queste le ricreiamo e siamo al massimo. E anche quelle avvelenate le ricreiamo. Perfetto. Ancora niente dal satellite. No, scendi. Cielo costantemente coperto. È come se questo luogo... Suppongo di dover andare di là. Non è un caso. Se è davvero qui che il profeta ha nascosto la sorgente di... Ah, di qua. Avrebbe potuto scegliere posto migliore. Jacob, che sta facendo? Infatti. Merda. Stai attenta, Lara. Ma voglio vedere quelle rovine con i miei occhi. E la Croft? Lasciamola vita. Voglio andarmene da questo inferno di ghiaccio. Allora ho buone notizie, riscontri dagli esploratori. I nativi hanno un villaggio dall'altra parte della montagna. Presto verrà il tuo momento. Il nostro momento. Ma questa volta cerca di restare lucida. Che intendi dire? Sei sentimentale con lei, la ragazza, ed è per questo che è ancora viva. Non possiamo permetterci di guardare al passato. Dubiti di me? Sai quanto ho dato alla Trinità? Quello che ho sacrificato, quello che ho affrontato. Sto bene. La vita è stata impietosa con entrambi, ma ho giurato di proteggerti sempre. Sarei io la sentimentale? Te lo prometto. Alla fine ne sarà valsa la pena con la sorgente divina. Tu vivrai. Ma soprattutto vivrai in un mondo senza peccato. Manda gli uomini in quel villaggio. Scopriamo quello che sanno. È troppo rischioso. C'è un po' di gente, in effetti. Lasciami i miei piaceri. Tutto questo non conterà una volta raggiunto il nostro scopo. Constantine, vieni alle celle di detenzione. Siamo una cosa sola, sorella. Ricorda. Ah, ok, sono fratello e sorella. Che stai facendo? Quando l'umanità sarà giudicata, gli infedeli verranno ridotti in cenere e la cenere verrà dispersa. Chi ha fede sarà glorificato e avrà la vita eterna. Scappa, ti troverò! Dobbiamo trovarli! Continuate a cercare! Devono essere qui, da qualche parte! Bene, nasconditi dai soldati della Trinità! Ok, devo trovare il modo di andarmene da qui. Dobbiamo trovarlo, continuate a cercare. Con calma. Adesso però qua uscire... No, forse ce la facciamo. Il deposito ferroviario è all'estremità nord del Gulag. Mm-hmm. Ci vediamo lì. Va bene. Ovvero dove? Ah beh, è qua vicino. Devo andare qua. Questo che cos'era? Ah, c'era un affresco lì. Combatti per fuggire dalla base della Trinità verso la vecchia stazione ferroviaria. Combatti.
Veramente. Devo uscire da qui. Oddio. È strano essere... Altre pagine del diario di Ana. Lavora per la Trinità da prima che ci conoscessimo. Tutto quello che so di lei è una bugia. È strano essere di nuovo sul campo. Sono rimasta sotto copertura per tantissimo tempo, rinchiusa in una vita lussuosa, al maniero Croft. Qui non c'è traccia di lusso, l'aria è gelida, il cibo è in scatola e freddo. La compagnia, a parte Constantine, è tremenda. Ma sono io che ho chiesto di venire qui, perché ne ho bisogno. Non ho il lusso del tempo e della pazienza. Io e Constantine abbiamo iniziato insieme questo viaggio. Io sarò al suo fianco quando il suo destino si realizzerà. Quindi per ora respirerò profondamente, lascerò che l'aria fredda mi bruci i polmoni. Mi servirà per ricordarmi che sono ancora viva e a darmi la carica per questi ultimi passi verso il nostro destino. Questo? Ah, la mappa, così mi dà i vari documenti sparsi in giro. Vediamo un po'. Sì, infatti. E da dove si esce? Da qua. Mi sa che ci sarà tanta di quella gente. Ce l'ho la piccozza io adesso? Aspettate. No. Ma io sì che ce l'ho la piccozza. Perché non mi fa l'attacco di mischia? C'è qualcosa che non va. Secondo me si sono invertiti i comandi. Vediamo se adesso me lo fa. Oh, finalmente. Ok. Possiamo andare ora. Bene. Altri materiali? No, una reliquia. Uno stemma per i soldati della Trinità. A parte il disegno, non c'è alcun testo identificativo. Si nascondevano anche dai loro stessi compagni. Allora, qui c'è un rotolo di corda. Le facce che possono essere fissate ai rotoli di corda. Ok. E qui ovviamente c'è dell'acqua con la corrente, quindi è meglio evitarla. Come si fa? Così? Ah no, aspettate, devo girare la manovella. Devo togliere quel cavo dall'acqua. Ok, quindi non posso fare nulla. Devo togliere quel cavo dall'acqua. E il cavo è lì. Non abbiamo fatto nulla però. A meno che non devo farlo da qua. Esatto. Adesso usiamo la manovella e togliamo il cavo dall'acqua. Forse dall'altra parte. Ma fatto. Ho come il presentimento che se io ora lo lascio andare... No, resta, resta. Però diamoci una mossa. Ah, qua c'è gente. E stanno anche sparando. Aspettate che mi fabbrico un po' di frecce. Apri, Lara. Forza. Amanda. Oh, no, 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 no. Gli abbiamo rubato il fucile. Per morire. Gli abbiamo rubato il fucile. Ci sarebbero quelli di... Ma non è morto. Ma sì che è morto. Prendilo, prendilo. Non lo prendo, però. Oh, là. Fucile d'assalto. Grandissima, il fucile d'assalto. Dov'è? Lo so che ci siete. Eccolo lì. Ok, andato. Dove? Ma voi dove siete? Ma ditemi dove siete, però. Eccoli! Wow, con questo si va benissimo. Se non vi dispiace, io nel frattempo esploro anche un po'. Lasciatemi esplorare in pace, grazie. Però qua non c'è nulla. Questi non li posso prendere perché sono piena. Ma c'è ancora gente però. Dove siete? Dov'è? Eccolo lì. Aspetta che non lo vedo. Benissimo, andato. Prendi i proiettili. Ah,
Andiamo avanti, con calma. Questo che cos'è? Ah, penso sia l'esplosivo. Ti ucciderò. Dove? Mi stanno sparando. Aspetta, quello. Sì, mi sa che questo qua è il materiale che mi serve per fare gli esplosivi. Raccogliamolo, visto che ci siamo. Ne prendiamo anche lui. E mi sa che ora creeremo un esplosivo. Che devo fare? Chiedo alla fabbrica esplosivi. Bene, e adesso lancia. Wow. Ho fabbricato un esplosivo senza volerlo. Non so come ho fatto. Bene. Ah, raccogliamo altri materiali. Prendili. Aspetta che mi sparano. Andato. Dove siete? No. Quanti esplosivi qua. Lancia. No, mi sa che... Aspetta che devo curarmi. Curati. No, ok, è morto. Curati. Wow. Andato. Ha messo via il fucile, forse li ho uccisi tutti. Recupera anche un po' di erbe per curarci. Sì, mi sa che sono andati tutti. Oh, ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo questo. A mano che ci addentriamo. Sempre Ana. No, volevo leggere. No, accidenti. Vabbè, sono uscita troppo velocemente. Casomai mettete in pausa il video e potete leggerlo. Questo che cos'è? No, non dirmi che si mette lo zainetto. No, dai! Ci speravo! Ti manca che hai scoperto le risorse? Ah, ok, è tipo la mappa per le reliquie, va bene. Speravo si mettesse lo zainetto. Sarebbe stato bellissimo. Ce l'abbiamo fatta, siamo fuori. Sei tu, Jacob. Lara, fai attenzione. Sono ovunque. Potrebbero aspettarti al... Ecco, al... No! Uccidetelo! No! Merda. Va bene, dai, abbiamo trovato anche un accampamento. Ce l'abbiamo fatta, siamo fuggiti dalla prigione. Una volta le cose iniziano ad avere un senso. So che c'è qualcosa nascosto qui. Anche i sovietici sono venuti a cercarlo. E ora anche la Trinità e Ana. Ana, santo cielo. Ancora non riesco a crederci. Tutto questo tempo. Sorvegliava anche papà. Devo sbrigarmi a trovare Jacob e a unirmi ai suoi uomini. Se saprò guadagnarmi la loro fiducia, forse mi dirà di più su questo posto. Va bene, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Nella prossima parte vedremo di raggiungere Jacob e penso che il prossimo obiettivo sarà quello di raggiungere il suo villaggio, ovviamente prima della Trinità. Quindi ci fermiamo qua, lasciate un piace, commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!